Molti docenti si saranno chiesti se sia possibile svolgere delle attività didattiche a distanza, organizzando la classe in piccoli gruppi. Se lo saranno chiesti soprattutto quelli che, come me, utilizzavano questa metodologia didattica già in presenza, convinti che si tratti di una metodologia molto coinvolgente. Ed è chiaro che per un insegnante il desiderio che i propri studenti partecipino attivamente alle attività che propongono loro è forte, sia che si lavori in presenza, sia che si lavori a distanza. Beh, la risposta a questa domanda è assolutamente sì. Io mi sono organizzata in questo modo. Sono andata innanzitutto in Calendar. Qui, nella schermata, vedete che ci sono una serie di eventi. L'evento dallo sfondo bianco è stato creato dalla scuola già il 5 marzo e durerà fino al 9 giugno. A questo evento è collegata una videoconferenza, il cui link è stato condiviso con tutti gli studenti e i docenti della classe. Gli studenti si collegano alle 8 del mattino e vi restano collegati fino al termine delle lezioni, mentre i docenti entrano ed escono dalla videoconferenza in base al loro orario. Ebbene, io ho creato altri eventi chiamati gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3 e gruppo 4 che hanno queste caratteristiche. Vediamo il gruppo 1. Ecco, l'evento creato per i componenti del gruppo 1 l'ho denominato proprio gruppo 1. La sua durata va dal 22 aprile al 9 di giugno e il link della videoconferenza che ho aggiunto a questo evento è questo e appunto sarà più volte riutilizzabile, cioè ogni qualvolta deciderò di proporre alla mia classe di svolgere delle attività in gruppo, potrò assegnarlo al gruppo 1, i cui componenti potrebbero chiaramente anche essere diversi da una volta all'altra. Ci sono delle occasioni in cui prevale la necessità che i componenti del gruppo siano tra di loro omogenei e altre volte invece in cui è più opportuno che siano omogenei i gruppi tra di loro e che quindi ci sia una eterogeneità tra i componenti di ciascun gruppo. Create le premesse per lavorare in gruppo in quella determinata classe, ecco che si può passare alla fase 2. La fase 2 è quella della consegna del compito agli studenti, quindi il giorno in cui intendo farli lavorare in piccoli gruppi, chiederò loro di andare su Classroom, dove innanzitutto troveranno come materiale gruppi di lavoro i vari link associati ai vari gruppi e in allegato i componenti che in quella determinata giornata faranno parte del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4. Ecco, quindi allegherò un documento sulla falsariga di questo. A questo punto la cosa più importante, cioè dare delle indicazioni di lavoro ai vari gruppi. Anche questo lo farò tramite Classroom, dove avrò creato un compito, lavoro di gruppo a distanza, in questo caso è sul budget finanziario, con le varie fasi del lavoro. Quindi qui vedete ad esempio svolgere la traccia allegata tramite una copia del foglio in Google Drive allegato da condividere fra i componenti del gruppo e con me. Un componente terrà il foglio, l'altro riporterà gli schemi in un documento Google Drive da condividere con le medesime persone. Tempo a disposizione 30 minuti, riunione in plenaria alle ore 8:40 e qui gli allegati. Perché il momento della consegna è particolarmente importante e delicato? Perché, pur essendolo anche quando si lavora in presenza, a distanza non si può contare sul fatto che il docente
resti fisicamente nella stessa aula in cui, anche se separati in banchi diversi, operano i vari gruppetti. A distanza, il docente deve in qualche modo saltare da un'aula virtuale e l'altra, e quindi il supporto ai vari gruppi sarà necessariamente un supporto a singhiozzo. Quindi all'inizio della lezione è importante far notare agli studenti gli allegati presenti nel compito, chiarire quelli che sono gli obiettivi che devono raggiungere attraverso il compito, ripartire bene i compiti fra i componenti, in modo che nessuno rimanga, diciamo, senza una mansione all'interno del gruppo, fissare i tempi entro cui il lavoro va terminato e assolutamente dare l'appuntamento al link della classe per una riunione in plenaria in cui confrontarsi fra gruppi e soprattutto arrivare ad una conclusione condivisa del lavoro svolto. Una volta impartite bene le indicazioni per il lavoro, si può dare avvio al lavoro stesso. Mentre gli studenti procedono con il loro lavoro, il docente rimane attivo. Innanzitutto potrà visitare i vari gruppi andando nelle rispettive aule. Lo potrà fare comodamente dalla homepage di Meet, dove sono elencati i link dei vari gruppi di lavoro, oltre che il link della classe dove il docente andrà al pari degli studenti per la riunione plenaria. Il monitoraggio del lavoro dei vari gruppi è possibile attraverso vari canali, ad esempio attraverso l'analisi dei file che i vari gruppi hanno condiviso con me. Qui, ad esempio, nella medesima schermata, io posso passare dalla correzione di un file alla correzione del file di un altro gruppo, in modo molto agile e veloce. Come dicevo prima, io posso anche monitorare il lavoro dei vari gruppi visitandoli. Ecco un frammento. Prof, Sì? puoi Aspetta. venire un attimo nella chat di me e Giulia, il gruppo, Arrivo eh? subitissimo. Poi lo schema definitivo, alla fine, cioè, devi semplicemente aggiungere l'importo del finanziamento perché le imposte non cambiano, perché ti dedicano già subito loro. No, le imposte devono cambiare. Devono cambiare, perché dunque, qua ve le dice, purtroppo, diciamo, in termini reali e non percentuali. Però quello che voi potete fare è ricavarvi la percentuale, capite? Cioè, dallo schema provvisorio, se, le imposte sono 730.000 rispetto a un risultato economico ante imposte di 1.921.000, potete ricavare esattamente qual è la percentuale che avete applicato. Quella medesima percentuale l'applicherete adesso sul nuovo risultato economico ante imposte, ottenendo delle imposte diverse. Ok? Vado allora a curiosare degli altri. Cioè, lui non Ecco, si è sì. rimasto dubbio. È sul tasso di No. interesse. No. No. No, era sulle imposte. Sì? Perché quando arriviamo alla base delle fonti degli impieghi definitivo, siccome Sì? nel passivo corrente io dovrei mettere i debiti, cioè il nuovo debito. Non il nuovo debito, la differenza tra il nuovo debito e quello vecchio. Ultima tappa del lavoro di gruppo sarà la riunione in plenaria, dove chiederò ad un gruppo di presentare ai compagni quanto svolto e dove, anche insieme all'insegnante, si cercherà di arrivare ad una soluzione condivisa e a risolvere tutti i dubbi. Grazie.